Sono super felice di essere questa sera il supplente di Francesca Palladini, che saluto e che tornerà in cattedra Good Life la settimana prossima. Sono qui per ospitare un nostro amico, ma soprattutto un vostro amico. Cominciate a scrivere dalla mattina alle 5, quando sapete che arriva lui. È il dottor Piero Mozzi, che è in collegamento con noi dalla sua Piacenza. Ecco, lo vediamo lì tranquillamente seduto e siamo felici di avergli evitato un viaggio per raggiungerci fino in studio. Ciao Piero, buona serata. Ah, non ti sentiamo, Piero, non ti sentiamo. Vediamo se Martino riesce a intervenire, a ridarci l'audio che prima sentivamo bene. Ecco, adesso ti sento. Adesso si sente bene, a posto, sì. Grazie Franco, grazie a voi tutti, grazie della fiducia, dell'ospitalità. Va bene, siamo reduci da Bellinzona, quella bellissima cittadina che mai poi mai avrei immaginato di vedere, quella rocca stupenda, quel blocco di granito su cui è stata costruita quella fantastica costruzione, cose magnifiche che facevano solo quando non c'erano mezzi meccanici e ruscavano sempre. Abbiamo perso ancora Piero Mozzi. Sicuramente è una città che ci ha colpito e Piero è riuscito a riempire, come fa di solito, la piazza di persone che l'hanno seguito e sono arrivate anche da tutte le parti d'Italia, qualcuno anche dal sud Italia. Ha affrontato un viaggio incredibile per arrivare ad ascoltare i consigli di Piero Mozzi. Vi faccio vedere anche la copertina del libro, che ha venduto molto più di 500.000 copie, La dieta del dottor Mozzi, gruppi sanguigni e combinazioni alimentari. Perché? Perché, come sapete meglio di me, Piero studia questo aspetto della relazione, importantissima, un fattore di cui tener conto quando ci si alimenta, quando si ingerisce del cibo o si beve una bevanda, è il fatto che questa bevanda o questo cibo possano non essere adatte al nostro gruppo sanguigno, per cui esiste questa strettissima correlazione tra i gruppi sanguigni, cibo e sistema immunitario, ed è per questo motivo che Piero stasera avrà da rispondere a qualche centinaio di domande. Come al solito vorrei capire se abbiamo ristabilito l'audio, perché la gente vuole sentire Piero, non vuole sentire assolutamente me, che farò solo da trade union tra gli spettatori, che sono tantissimi, e il dottor Piero Mozzi. Datemi solo un segnale se lo abbiamo di nuovo in collegamento, perché volevo partire da una notizia proprio di quest'oggi, è una notizia drammatica e tragica che ci riporta sull'argomento delle vaccinazioni. La notizia riguarda la morte di una bimba di 16 mesi, non abbiamo ancora l'audio. In cura all'ospedale, vi leggo l'articolo dell'Avvenire, in data di oggi, chiaramente, in cura all'ospedale Vaticano per una meningite da metà giugno, da poco vaccinata al morbillo, adeguata copertura, ha detto Villani, adeguata copertura vaccinale elimina il rischio di essere contagiati. Però se poi si va nello specifico, e spero che Piero Mozzi mi stia ascoltando perché è da lui che voglio un'opinione, però leggendo l'articolo sono rimasto un pochino così sbigottito, perché cambia il tono, no? E dal morbillo, evidentemente, che sicuramente può essere stata una delle cause a decretare la morte prematura di questa bimba sfortunata, un nuovo caso di morte per morbillo, un altro bimbo fragile che per una malattia che si pensava ormai debellata perde la vita, è infatti deceduta di morbillo il 28 giugno la bimba di 16 mesi ricoverata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per essere curata per meningite. Gli esami hanno rivelato la positività al virus selvaggio del morbillo, fanno sapere dell'ospedale, dopo aver ricevuto i risultati dei test richiesti all'istituto sanitario che si contrae per contatto con soggetti affetti da morbillo. Seguita dall'ospedale già dall'età di 3 mesi, e qui andiamo a capire la situazione estremamente complicata della salute di questa povera bimba, per pregresse patologie, la piccola paziente era stata ricoverata all'ospedale Vaticano il 10 giugno in seguito a febbre persistente e successiva coagulopatia con necessità di trasferimento in rianimazione. Qualche giorno prima aveva effettuato la vaccinazione contro il morbillo, ma l'ipotesi è che avesse già contratto il virus in precedenza. Durante la degenza, spiegano dall'ospedale, le sue condizioni cliniche erano progressivamente migliorate fino all'ultimo esame clinico del 28 giugno nel reparto di pediatria, ma la sera la bimba credo è morta nel sonno per un arresto cardiorespiratorio irreversibile. Se non abbiamo ancora Piero Mozzi, ce l'abbiamo, ok? Io vorrei da lui una chiave di lettura di questo articolo, perché il titolo, ve lo faccio rivedere, è Bambino Gesù, bimba di 16 mesi morta per morbillo. Poi abbiamo letto insieme l'articolo, la situazione sembrava veramente un po' più complessa, però chiedo a Piero la sua opinione. È in atto la caccia
al morbillo, il terrore. Sembra che il morbillo sia diventato il terrore. Allora, premetto, io non sono assolutamente contrario alle vaccinazioni. Questo qua è una cosa ferma e fermissima. Bene, però il morbillo, c'è da che esiste l'umanità praticamente. L'abbiamo fatto tutti, Franco, l'hai fatto tu, l'ho fatto io, l'ha fatto un'infinità di persone. E non c'erano problemi. E non è la fine del mondo comunque, succede che possano morire i bambini. Quello che non deve succedere è che i giornalisti raccontino delle panzane, delle falsità, delle menzogne. Dovrebbero raccontare per filo e per segno la storia di questi bambini. Perché se questa bambina dall'età di 3 mesi ha problemi di salute, vuol dire che c'è stata una situazione di grande, grande, grandissima debolezza immunitaria. E non si può incolpare il morbillo. Perché anche l'altra, nel mese scorso, quando era successo quel bambino che era affetto da leucemia e che poi pare che poi non è più stato detto nulla se era vero oppure no che aveva contratto il morbillo e che poi era deceduto, ma qua il problema non è il morbillo, gente mia cara, il problema è come mai i bambini adesso si ammalano di malattie che nei tempi manco esistevano nei bambini, non esistevano le leucemie nei bambini. Non esistevano le artrite reumatoide, non esistevano tutti questi diabete, non esistevano tutte queste malattie rare. Come mai? Non esisteva tutta questa debolezza immunitaria. Come mai? È questa l'emergenza. Non sono le vaccinazioni l'emergenza. Non c'è un'epidemia di Ebola in atto. Il morbillo non è il virus Ebola. Capito? Se lo si vuole capire. Poi se lo Stato vuole vaccinare tutti quanti, ma è libero di farlo. Come vi ho già detto e come continuerò a ripetere, lo Stato prima di vaccinare deve, di obbligare alle vaccinazioni, deve dare delle garanzie. Primo, visitare i bambini prima di essere vaccinati e attestare se sono sani o se sono malati. Bene, poi dare una dichiarazione in mano ai genitori che se per caso succede qualche problema lo Stato si accolla ogni responsabilità. Dopodiché se lo Stato vuole incriminare i genitori, ma è libero di farlo, può anche mettersi d'accordo con Putin, prendere, affittare se c'è ancora un lager in Siberia, uno di quei campi di concentramento che esistevano in Russia, e i lager esistevano, a dire il vero, nella Germania nazista, e là internare tutti i genitori italiani che non hanno voglia di vaccinare i loro figli. Basta, si mettono d'accordo con Putin. Però che mi vengano a dire come mai, a spiegare come mai. Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Olanda, Lussemburgo, Austria, Germania, Spagna, Portogallo, Irlanda, Islanda, Regno Unito, Estonia, Lituania. Come mai in questi stati c'è la facoltà di non vaccinare? Non c'è la vaccinazione obbligatoria. Come mai in Francia ce ne sono solo 3? Come mai in Belgio ce n'è solo 1? Come mai il divo Giulio, il divo, il grande Giulio, ossia Andreotti, che diceva che a pensare male ci si azzecca. Lascia a voi che cosa si può pensare male quando le vaccinazioni passano da 3 a 12 e poi scalate a 10 obbligatorie. Che costi ci possono essere? Ma se non sanno come si cura il morbillo, se vogliono, io scrivo, se mi chiama, se mi proprio mi contatta il Ministro della Salute, gli spiego cosa fare, mandano, ma tutte anche le altre malattie esantematiche, il comportamento che le famiglie che hanno i bambini che sono colpiti da queste malattie esantematiche, come devono comportarsi. Dopodiché superano queste malattie esantematiche a costo zero per lo Stato, senza nessun problema di salute. Basta, perché lì bisognerebbe andare a vedere quella bambina, visto che aveva superato un anno e mezzo, se non sbaglio, bisogna vedere che razza di alimentazione stava seguendo.
perché se per caso gli stavano dando dei gelati o del cioccolato o delle creme, quelle al cioccolato con dentro anche la nocciola, che vanno di moda per i bambini, e poi che non ci si stupisca se le febbri perdurano, se le malattie non passano, non cessano. Io il morbillo l'ho fatto, e come? E ne sono uscito indenne, vispo, arzillo. Allora mi venne a trovare anche, me lo ricordo benissimo, perché mi venne a trovare anche Giancarlo Cella, che allora era tra i probabili olimpici, 1960, doveva andare alle Olimpiadi, e poi è andata con la nazionale italiana. E quel giorno mi venne a trovare, io ero come tutti i bambini nei miei tempi, quando avevano il morbillo, a letto, a riposo, a digiuno, al massimo ci facevano il clisteo, basta, tutto, e tutti quanti abbiamo superato il morbillo indenne. Ma allora non c'erano le leucemie, non c'era il diabete, non c'erano le malattie rare, non c'erano le arti inflammatorie, non c'era tutto questo disastro che fa pensare che il futuro dell'umanità qua in Occidente non è tanto roseo per quanto riguarda la salute. E poi ricordiamoci di una cosa, che la legge, una delle leggi supreme della natura, oltre a quella dell'istinto di sopravvivenza, è quella della selezione naturale. Per cui le persone deboli, la natura ha sempre cercato di toglierle di mezzo. È giusto, è sbagliato, ma questo è una legge della natura, di quell'entità che governa tutto quanto, che governa noi, tutti gli animali, tutte le acque, i venti, tutto, tutto, regola tutto. Gente, stiamo vivendo questa storia infinita di quel bambino, in Inghilterra, ma ci rendiamo conto, i costi di questa sanità che cerca di tenere in vita delle persone che senza tutti quegli strumenti sarebbero già venuti meno. Quanti bambini avremmo salvato dalla morte per fame, dalla morte magari per malattie di una semplicità disarmante, perché magari non hanno l'acqua da bere, perché l'acqua è sporca, tutto quanto, basterebbero minimissimi investimenti, basterebbe un giorno delle spese che vengono sostenute per tenere in vita in modo artificiale, artificioso questo bambino, per salvare la vita magari a 10.000 altri bambini che invece sono condannati, loro sani, loro vivi, a morire per fame, per mancanza di cibo, per mancanza di acqua. L'egoismo dell'Occidente è micidiale, guardiamo solamente noi stessi e non guardiamo tutto quello che c'è attorno, tutto questo grande squilibrio, ma tutto si ritorcerà su di noi. Ma quei due genitori, sono due genitori ancora giovani, si hanno messi al mondo da 10 mesi, quei mesi che sono, insomma, quel bambino, non basterebbe nulla. Mi si dovrebbe spiegare, adesso per 6 mesi vi mettete un'alimentazione corretta, in modo che tutto quanto, il vostro sangue si purifica, tutto quanto il vostro organismo si purifica e sarete in grado molto più facilmente di mettere al mondo un bambino decisamente in migliori condizioni. Dopodiché accettiamo quello che la natura ha deciso. Ricordatevi, 27 anni Welby tenuto in vita in modo artificioso, e Luana 17 anni tenuti in vita in modo artificioso, il senatore Andreatta tenuto in coma 7 anni, con il mega stipendio da senatore, ministro e tutto qua, va bene. Per non parlare di tutti, l'infinità di altri esempi, ma non solamente in Italia, anche all'estero. Quindi, ma accettiamo la morte, è l'unica cosa certa che c'è. Dal momento in cui veniamo in vita, l'unica cosa certa è che prima o poi dobbiamo morire. Dobbiamo fare di tutto, i salti mortali per stare bene, ma poi dobbiamo imparare ad accettare questa grande legge.
E mi stupisco soprattutto del mondo cattolico, perché se il mondo cattolico afferma che oltre questa vita ce n'è un'altra, molto più gloriosa di questa, e allora perché vogliamo a tutti i costi rimanere ancorati in questo mondo qua terreno, in questo mondo materiale? È incredibile. Io veramente non capisco. Sarò che forse le mie caratteristiche genetiche, gruppo del sangue, RH negativo, zero negativo, mi fanno pensare in questo modo qua. Ma se noi siamo qui nel 2017 dopo Cristo, siamo il risultato della grande selezione naturale che la natura ha fatto nei secoli, nei millenni, nelle decine di migliaia di anni. E ricordiamoci che se la vita è arrivata al 2017 dopo Cristo, non è merito dei vaccini, è merito della natura e della grande forza della selezione naturale, che ha selezionato sempre costantemente i ceppi umani più forti, più robusti, per trasmettere la vita nel modo più sano, più forte, più robusto. È una legge terribile, può sembrare terribile, ma è quella che ha sempre garantito la trasmissione della vita, la sopravvivenza del genere umano e che lo costantemente permetterà di trasmettere la vita. Fino a che nessuno di noi sa, ma sicuramente per un bel po'. E ricordiamoci di un altro fatto, perché gli esseri umani sono incredibili. Appena vedono dei risultati positivi, urlano e strillano ai quattro venti: guardate che cosa abbiamo scoperto, guardate che cosa abbiamo trovato, abbiamo scoperto il DDT, un insetticida incredibile che ci permette di sterminare tutte le zanzare. Risultato, dopo 30, 40, 50 anni, via, cancellare il DDT perché è cancerogeno. Evviva! Poi, nell'ambito, in altri ambiti, sempre farmacologici, è stato messo a punto il talidomide, che farmaco incredibile, che cosa stupenda, veniva dato alle donne in gravidanza perché magari contrastava determinate situazioni. Risultato, dopo un po' di decenni, tanti bambini nati focomelici, ossia senza parti degli arti, via, cancellato il talidomide, eppure era stato esaltato come una grande scoperta dell'ingegno umano. E che dire anche dal punto di vista, diciamo così, dell'edilizia? Guardate, l'Eternit, l'amianto, no? Da fare quelle belle lastre per coprire i nostri tetti in modo semplice, rapido. Bene, che cosa c'è di più semplice, di leggero, ecco, che permette di coprire qualsiasi superficie, capannoni, case? Bene, dopo 20, 30, 40, 50 anni, via, cancelliamo l'Eternit, l'amianto, perché si scopre che può far scattare il mesotelioma pleurico. L'umanità veramente si esalta. Siamo degli esseri viventi che ci gasiamo. Scopriamo qualcosa prima di aspettare e di vedere i risultati nel tempo, noi urliamo e gridiamo ai quattro venti che abbiamo fatto delle cose strabilianti. Come se uno, quando sta correndo la maratona, al 20° chilometro urla e strilla: ho vinto la maratona, sono in testa, ho 2 minuti di vantaggio. Poi arriva al 30° chilometro e scattato. Un altro esempio è l'aver arricchito gli alimenti con il glutine. Dagli anni 50 e giù glutine dappertutto, pastina glutinata, biscotti glutinati, glutine dappertutto, risultati sotto gli occhi di tutti, la celiachia galoppa. E ancora più subdola della celiachia c'è la intolleranza, la sensibilità al glutine, che è molto più rischiosa e pericolosa perché non è accertabile con nessuno strumento, con nessun mezzo, diciamo, di diagnosi, di laboratorio, eccetera. Solamente con i bravi medici e le brave persone che fanno le prove, che tolgono e poi immettono, e allora con questi metodi pratici si riesce a capire che c'è una grossa intolleranza al glutine e che il glutine può portare a un'infinità di malanni e di malattie. Eppure non esisteva tutta questa celiachia, sì, esisteva perché
esisteva che all'inizio del Novecento diversi bambini, fino a prima della Seconda Guerra Mondiale, erano colpiti dalle broncopolmoniti, che facilmente venivano, ed era la causa principale di morte, facilmente lì c'era la causa sulla tolleranza al glutine. Ma la vita è andata avanti lo stesso. La vita andrà sempre avanti. E non è detto, perché poi saranno i decenni e magari anche il secolo prossimo che dirà se le vaccinazioni sono veramente qualcosa di positivo oppure no. Perché può essere che noi, con questo aiuto che diamo alle nuove generazioni, invece che fare in modo che siano le loro stesse difese a reagire, a proteggersi, a difendersi, invece interveniamo in questo modo. Per ora sembrano fatti positivi, senza contare che ci sono state anche diverse situazioni molto critiche, anche di bambini che hanno avuto dei danni non da poco, famiglie che hanno visto i loro bambini danneggiati e non in modo blando o leggero. Quindi saranno i decenni a venire che sanciranno se effettivamente questa è una pratica medica positiva o negativa, fermo restando che se decidono di fare le vaccinazioni, appunto, che siano fatte. Io personalmente oramai non sono più in età da vaccinare, personalmente non ho più bambini piccoli, quindi posso anche dare dei pareri proprio disinteressati. Per quanto mi riguarda, le vaccinazioni che non sono obbligatorie, per fortuna, quelle che riguardano le persone della mia età, che potrebbero essere quelle per le influenze, io personalmente non mi sono mai vaccinato e non ho sicuramente, finché scampo, penso di cavarmela bene anche senza i vaccini. Ho visto persone che hanno fatto le vaccinazioni per l'influenza che se non sono cavate decisamente peggio del sottoscritto. E sì che ho l'abitudine d'inverno andare alla fontana a darmi delle stagliate con l'acqua fredda anche in pieno inverno, anzi in genere lo faccio il 31 dicembre, il 1, il 2, il 3, il 4 fino a fare 12 giorni di fila che corrispondono ai 12 mesi dell'anno. Piero, speriamo che ritorni l'acqua, spero che ritorni l'acqua alla fontana di Moglianze, però, perché con la siccità che c'è la fontana praticamente è ridotta a una sequenza di gocce. Torniamo un attimo in studio, Piero, ti leggo, avrai già visto in sovraimpressione questa pagina del quotidiano della sanità di oggi, decreto vaccini, obbligo esteso anche ai minori stranieri non accompagnati, tetto massimo delle sanzioni che scende a 500 euro e soppressa la possibile segnalazione al Tribunale dei minori, stretta sui prezzi dei vaccini, approvato ordine del giorno per le vaccinazioni in farmacia. Inoltre le vaccinazioni rientreranno tra gli adempimenti della LEA e viene prevista la convocazione dei genitori di figli non vaccinati da parte delle aziende sanitarie locali per fornire ulteriori informazioni e sollecitarne l'effettuazione. Questi gli emendamenti approvati in mattinata, parliamo di oggi. Si è invece ancora in attesa della relazione tecnica della quinta commissione per l'emendamento riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale anche agli operatori sanitari e scolastici. La proposta era stata ieri accantonata dall'Aula per la verifica sulle coperture economiche. L'esame riprenderà il prossimo 18 di luglio. Ci sono tante mamme, tanti genitori che scrivono, Piero, dicono però Mozzi deve aiutarci a capire, perché siamo spaventati dal fatto di dire ok, non vaccino mio figlio, però poi in realtà andiamo a rischiare che si crei una situazione di grande pericolo per gli stessi, per cui evidentemente è una situazione non facile, Piero, e ti chiederò magari di dare una risposta anche a questi amici. Ti chiedo scusa, ti fermo un secondo. Intanto alimentazione, se lo Stato non si fermi a quelle cose semplici verso i genitori. Affitti un gulag in Siberia da Putin e ci spedisca i genitori che decidono di non vaccinare i loro figli. Se lo Stato vuole fare, lo Stato col pugno forte, di ferro. Se no, che Stato è? Tanto, va bene. Prima o poi sarà l'Europa a sancire anche in questo ambito che cosa si può fare. Perché trovo inconcepibile che un bambino, allora, se viene un bambino dalla Germania che non è vaccinato, dall'Austria, lì al confine, che viene in Italia che non è vaccinato, cosa si fa? Appena mette piede in Italia gli si chiede il certificato di vaccinazione e non si vaccina? Ma che robe sono? Ma questo qua è un modo di pensare veramente che non sta né in cielo né in terra. Un bambino che viene dalla Svizzera
Oppure un italiano, un bambino che va in Svizzera, che va in Austria, che va in Lussemburgo, in Germania, in Finlandia, in Giro, in Irlanda, in Inghilterra. Cosa si fa? Cosa si fa? Cosa si può fare? Ma si rendono conto di quello che stanno facendo? Ma loro pensano che gli italiani siamo un popolo di buzzurri, che mentre gli altri sono un popolo di persone responsabili, noi invece abusiamo di questa possibilità, di questo fatto facoltativo di vaccinare o non vaccinare. Ma non siamo così buzzurri e stupidi. C'è chi ha le sue buone ragioni e chi si assumerà le sue responsabilità. Ma se le persone vogliono sapere come si supera, come si passa, come si può attraversare tutte le malattie esantematiche senza avere problemi, non è proprio difficile, assolutamente. Se dobbiamo fare una serata dove spieghiamo dall'A alla Z, quando questi bambini hanno queste febbre, tutte le pratiche semplicissime che si possono mettere in atto per superare senza nessun danno, senza nessun costo per la collettività, senza nessun costo per la sanità pubblica. E questo dovrebbe far la gioia del governo che imbraga di te. Certo. E che la sanità costa un occhio della testa. Va bene Piero, ti fermo un secondo perché poi abbiamo delle telefonate già in linea, facciamo un attimo un break e poi torniamo da te. Però il problema, ripeto, il problema non sono le vaccinazioni per le malattie esantematiche, non è questo il problema grave della sanità, il problema è che ogni giorno ci sono più di 1000 tumori, capito? È questo che bisogna capire, e questa mi sembra un'opera grande opera di distrazione di massa. Il problema sono altri, sono tutte queste malattie che colpiscono le persone e in particolare adesso si stanno scatenando contro i bambini. Va bene, Piero, torno da te tra un minuto, stai lì, torniamo alla tua Piacenza, insieme a Good Life. Grazie ragazzi. Ben ritrovati a Good Life in compagnia del dottor Piero Mozzi in collegamento diretta da Piacenza. Piero, prima di passarti le telefonate e leggerti tanti messaggi che stanno arrivando, come sempre del resto, ho trovato una tabella interessante che vorrei però tu ci commentassi, tratta dal registro tumori del dati 2016, leggevo le cause note delle alterazioni del DNA nella genesi del cancro sono di vari ordini, si ipotizzano cause di tipo ambientale, genetiche, infettive, legate agli stili di vita e fattori casuali. Ascolta questi dati, la quota di tumori attribuibile ai vari fattori di rischio è riportata nella tabella 1 che forse già intravedete, poi ve la inquadro meglio. Negli USA il fumo di tabacco da solo è responsabile del 33% delle neoplasie, un altro 33% è legato ai cosiddetti stili di vita, ovvero dieta, sovrappeso, abuso di alcol e inattività fisica. I fattori occupazionali sono responsabili del 5% delle neoplasie, le infezioni causano circa l'8% dei tumori. Andiamo a leggere poi l'ereditarietà, ha un peso molto basso nella genesi tumorale, meno del 2%. Però vi faccio vedere, ecco, anche l'esposizione, scusate, radiazioni ionizzanti e l'esposizione ai raggi UVA sono responsabili del 2% dei tumori. E poi l'inquinamento ambientale. La tabella la faccio vedere agli amici a casa, spero che anche tu riesca a vederla, Piero. Però quando si va nel dato relativo alla dieta, a livello Stati Uniti 2012 danno solo il 5%, mentre nel Regno Unito si attribuisce, dato relativo al 2010, fino al 19% di cause di tumori. Cosa ne pensi? Ti ritrovi? Mi sembra un po', soprattutto in America, un po' bassa questa stima del 5% dovuta alla dieta, non credi? Ma sono tutti dati che prima o poi verranno smentiti inevitabilmente, perché poi per poter andare avanti da tutti i punti di vista, per la sopravvivenza del genere umano, per starci dentro con le spese e tutto quanto, la vera causa dei tumori dovrà venire fuori, inevitabilmente. Se mi contattano, non perché io abbia un atteggiamento da persona superba, orgogliosissima, ma assolutamente, sono di una semplicità disarmante,
se vogliono, gli insegno come si conduce una buona indagine alimentare per cercare di capire le cause. Dopodiché si vede che in base ai vari tumori che si prendono in considerazione, si vede le abitudini alimentari delle persone colpite e lì casca l'asino e lì si vede che tutti quelli che hanno determinati tumori sono frequentissimi, se non quotidiani, consumatori di certi alimenti e via dicendo, tutti, dal tumore all'intestino, all'utero, all'ovaio, al seno, alla prostata, al cervello, mamma mia, sarcomi, leucemie, tutto quanto. E magari si potrebbe anche scoprire che se le persone rimuovono la causa alimentare, si potrebbero ottenere magari anche tanti, tanti risultati decisamente validi. Ho visto persone fermare dei tumori e guardate che io sono come San Tommaso, credo solo quando ho messo il dito e il naso, basta. E non canto vittoria a metà della maratona. E la pelle dell'orso la vendo quando ho catturato l'orso. Assolutamente, guarda, poi ho trovato questa tabella, ma veramente ogni volta che tu dici una parola vado a trovare verifiche a quello che dici, perché guarda, in questa tabella degli agenti che sarebbero incriminati, no, di generare tumori, non ce n'è neanche uno che riguarda il cibo, per cui ci viene messa la formaldeide, il benzene, l'alluminio, il radio 222, le polveri di cuoio, polveri di legno, l'elicobacter, i farmaci, ciclosporine, estrogeni, contraccettivi con estrogeni, però non c'è nulla che riguarda il cibo, Piero. Per questo, quando tu hai detto, verrà fuori la verità prima o poi, e questa è la prova che in questo momento la verità non c'è, no? Credo. Eh beh, per forza. A pensare male, come diceva il divo Giulio, spesso volentieri ci si azzecca. Non fatemi dire quali sono i miei cattivi pensieri, per evitare questioni, ecco. Basta. Va bene, ti passo la telefonata, la prima di questa serata. Chiedo scusa se l'ho fatto attendere un pochino. Pronto, come si chiama? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, la sentiamo. Come si chiama? Mi sente? Sì, la sento bene, prego. Faccia pure. Ah, sì, sono rapigliato Giuseppe di Centro San Giovanni. Buonasera, prego. Buonasera, io ho un problema da 2 anni, ho dei tagli nelle mani che non si chiudono. Poi sotto i talloni mi sono venute delle croste. Già 2 anni ho speso un sacco di soldi dai dermatologi, per non avere certo problema. Sono del gruppo sanguigno A, A zero positivo. Perfetto, Piero ha allora. Adesso le risponde il dottor Mozzi, grazie mille per la telefonata, grazie. E quanti anni ha? È ancora in linea? È 64, è già 2 anni che ho questo problema. Allora, sento un po', intanto la sgrido, perché se penso che io sono 20 anni che vengo a Monza, che quindi è un tiro di schioppa da Sesto San Giovanni, La quarta domenica del mese, di ogni mese, a parte luglio, in piazza Carrobiolo, ecco, e se pensi, pardon, che non sento l'audio, ecco, adesso si sente, ecco, se, e quindi lei già avrebbe potuto venirmi a trovare, e i pareri che do li do gratis in amore dei, fermo restando che non sono una persona infallibile, come succede dappertutto in medicina, che di infallibile non c'è nessuno, però gruppo A, bisogna sapere subito le alimentari, tra le cause possibili, ho latte, yogurt, formaggio, ho il pomodoro, ho la carne in salume di maiale, ho le carni bovine, mamma mia, ho il glutine. Ma se lei si legge il libro, la dieta del dottor Mozzi, guardi che rischia di guarire. No, vediamo. Perché se non si rimuove la causa, ma non c'è pericolo che ci possa essere un rimedio che risolve questo problema di ragadi alle sue mani.
ma ne ho viste di tutti i tipi, ragadi causate dall'uso del maiale, dei seromi di maiale, causate dalle arance, causate dai pomodori, causate dai formaggi, ma ne ho viste di ogni tipo. La rimozione di quella che era la vera causa corrispondeva con la regressione spontanea del malanno, del guaio, della malattia. Piero, per cui invertire il processo degenerativo è possibile, l'avevi già detto prima, cioè andare contro quello che... Io parlo per le cose che ho visto. Ho visto guarire delle necrosi ossee alla testa del femore, persone condannate a subire interventi chirurgici, andare in giro con stampelle, e in breve tempo le necrosi ossee sono state risostituite dal materiale osseo sano. Tutto lì. Perfetto. Ti leggo questo, un primo dei messaggi di questa sera, sono già tantissimi. Alessandra da Verona, gruppo sanguigno B, 40 anni, 3 anni fa ha avuto un tumore al seno, doppia mastectomia preventiva con svuotamento ascellare e solo il linfonodo sentinella positivo. Ha fatto la chemio, attualmente in menopausa farmacologica con tanoxifene ed enantone. Segue la tua dieta da un anno e mezzo con qualche sgarro, dice, molto sincera, negli ultimi mesi, che riguarda frutta e zucchero nei dolci. Però li mangia, dice, troppo spesso, per cui sa già che la sgriderai. Ho abolito definitivamente latte e derivati di cui facevo un uso esagerato ed è convinta che sia stata anche quella la causa del suo tumore, per cui aumenta anche la consapevolezza, Piero, nel seguirti, di quello che attacca ciascuno di noi. Voleva chiederti se seguendo bene la tua dieta potrebbe smettere un giorno di fare terapia ormonale o quantomeno terminarla nei 5 anni non oltre come crede vogliano fare i medici, data la sua età troppo lontana dalla menopausa, essendo un tumore ormonale. Grazie a Piero Mozzi per i suoi preziosi consigli che le hanno cambiato la vita. Piero e Alessandra, gruppo sanguigno B da Verona, 40 anni, ti chiedo, le possiamo rispondere dopo il break? Ti chiedo solo questa cortesia, siamo un filo in ritardo, poi torniamo, ricominciamo da qui, ti passo tutti gli altri amici che ti stanno chiamando, ok? Un minuto, grazie, torniamo subito. Ben ritrovati a Good Life in compagnia del dottor Piero Mozzi. Vi chiedo una cortesia, quando scrivete, fate delle domande, perché se avete bisogno di consulti veri e propri, delle diete, Piero Mozzi è disponibile in altre sedi. Questa è una trasmissione che nasce per essere un servizio che Piero Mozzi regala a tutti quelli che vogliono seguirlo, iniziare magari ad avvicinarsi alla dieta del gruppo sanguigno e a tutti i suoi preziosi insegnamenti. Passo un'altra telefonata mentre poi vado a leggere anche le altre centinaia di messaggi che stanno arrivando. Piero, pronto? Eccoci, buonasera. No, ma dovevamo... Ah sì, aspetta, devo già rispondere alla signora di Verona. Chiediamo al signore al telefono, alla signora, di aspettare un secondo. Alessandra di Verona, giusto Piero, scusami. La signora di Verona, che lei ha capito che aveva abusato di latte derivati del latte. Se ci fosse una buona indagine epidemiologica sulle abitudini alimentari delle donne che sono colpite alle mammelle, all'utero, all'ovaio, scoprirebbero che ben oltre il 90% sono consumatrici abitudinarie quotidiane e di buone quantità di latte bovino soprattutto e derivati. Scoprirebbero quello. Dopodiché si potrebbe fare anche una sperimentazione si prende una parte di una certa popolazione, gli si dice: volete provare ad astenervi da questi alimenti e poi vediamo se contano tra di voi di nuovo delle persone colpite da tumori. Quindi signora brava, lei ha fatto, ritengo bene che abbia tolto il latte, i derivati del latte. Tra l'altro ci sono anche delle indagini dell'Università di Harvard che ormai hanno capito che c'è questo nesso, soprattutto tra gli ormoni contenuti nel latte vaccino, ormoni di un altro mammifero che contrastano con gli ormoni di un altro mammifero, ossia il mammifero umano. Le consiglio i dolci di usarli il meno possibile,
e soprattutto di stare alla larga da cacao e cioccolato di ogni tipo, non solamente quello al latte, oltre che certamente tutti gli altri alimenti dannosi. Riguardo alla scelta delle terapie, guardi, quella è una scelta che riguarda lei, è lei che deve decidere. Io direi che per correttezza, come l'ho detto per i vaccini, chi indirizza le persone verso le terapie, siccome la medicina si ritiene una cosa scientifica, dovrebbero dare delle garanzie, dire: signora, lei fa questa terapia e le garantiamo che non ci saranno più recidive. Perfetto. Io ho visto, siccome parlo per le cose che ho visto, come sempre, non parlo per i sogni che faccio di notte, ho visto delle persone che nonostante le terapie avere delle recidive, ma non dopo 6-7 anni, ma dopo un anno, dopo 2 anni, nonostante le terapie. Quindi, e ho visto invece persone addirittura convivere da 20 anni col tumore al seno e non hanno fatto nessun trattamento chemio, radio e neanche chirurgico. Basta. E riescono a tenere a bada lì il loro tumore al seno. Questo ho visto. Stop. Perfetto, guarda, ho trovato anche la pagina dell'Università di Harvard in cui si dice: calcium is important but milk isn't the only or even best source. Il calcio è importante, ma il latte non è l'unica o addirittura la migliore fonte, scusate. Quindi andate magari a leggerlo se avete voglia. Tra l'altro ricordo che il libro del dottor Piero Mozzi è disponibile da pochissimo anche in lingua inglese. Adesso sì, possiamo passare alla telefonata se c'è ancora, chiedendo scusa all'amico che era in linea, lo abbiamo bloccato, datemi conferma se c'è. Pronto? Pronto? Eccoci. Pronto, mi sente? Pronto? Pronto? Eccoci, buonasera, buonasera, è in diretta. Signora, ci sente o signore? Pronto? Pronto, buonasera. Sì. Buonasera signora, prego. Vorrei fare una domanda al dottor Mozzi. Per la mia sorella, gruppo 0, ha iniziato la dieta un anno fa. Da 3 mesi ha eliminato anche la frutta, latticini di pecora e capra. Lei ha osteoporosi e oggi ha fatto l'esame al femore, colo, meno 3,8 e alla colonna meno 2,8. Vorrei sapere se si può fare qualcosa prima che arrivassero le fratture. Perfetto, Piero, a te. E certamente, vede bene, lei che era una consumatrice di latte derivati e di frutta e non l'ha preservato dall'avere l'osteoporosi. L'osteoporosi sulla colonna può essere ancora in termini accettabili, anche se il discorso sicuramente tende verso là, quello del femore è sicuramente elevato. E l'osteoporosi sicuramente è avanzata. Certamente lì bisognerebbe sapere un po' di altre cose, delle abitudini alimentari, ma i dolci, gli zuccheri e la frutta, sicuramente insieme al latte derivati, non sono certamente delle sostanze che aiutano l'osteoporosi. Se si va a vedere la densità ossea delle popolazioni che non mangiano il latte e i derivati del latte, si scopre che là in quei popoli, soprattutto poi se sono popoli che mangiano tanto pesce, la densità ossea è decisamente migliore. Dopodiché anche questo sarebbe da rimandare ai cosiddetti centri di ricerca, che sguinzagliano i loro ricercatori giro per il pianeta, vadano a fare le mocche alle varie persone, soprattutto alle donne, stesso sesso, stessa età, e si vede come è la densità ossea e si scava bene nelle loro abitudini alimentari. Dopodiché si scoprirebbe tante cose. In passato, nell'epoca dei romani,
tutti i dati deponevano per una, proprio una scarsità di osteoporosi e per una scarsità di carie dentarie, cose che invece adesso da noi galoppano. Insomma. Piero, ti prendere la popolazione popolazione cinese, un popolo che da millenni, da quando esiste, non ha mai mangiato latte derivati dell'uomo. Cosa ci vuole? Stesso sesso, stessa età, si fanno le mocca e lasciamo sancire dalle mocca chi è che ha le ossa più a posto e chi ha le ossa più fuori posto. Va bene. Ti leggo questo messaggio di Caterina, 46 anni, gruppo A, segue il tuo regime alimentare da alcuni mesi, l'emicrania sparita, è stata operata 3 volte di carcinoma alla tiroide con metastasi ossee e polmonari, ora scomparse grazie a iodio, radioterapia, 12 cicli. Quale alimentazione seguire, Piero, ora con la malattia stabile per evitare una recidiva? Caterina, 46 anni, gruppo A. Vabbè, certamente. Le proteine del pesce possono essere decisamente valide, aiutate da quelle dei legumi insieme agli amidi dei legumi e non dei cereali, perché lì c'è stato sicuramente un insieme di fattori alimentari negativi, perché in genere la tiroide, per quanto riguarda la mia esperienza, ho visto che chi ha avuto problemi alla tiroide erano grandi consumatori di dolci, di zuccheri e di cereali, soprattutto cereali con il glutine. Invece le problematiche ossee è facile che siano state causate dal latte derivati del latte. Perché poi lì ci vorrà degli anni a capirlo, insomma. Il discorso delle cosiddette metastasi, dei secondarismi, c'è chi ritiene che una cellula parta e vada a depositarsi in un altro tessuto, in un altro organo, e lì scateni un nuovo tumore. Io ho dei seri dubbi che possa essere così. Ritengo che ci sia il tumore primario che si sviluppa in un determinato organo in conseguenza di uno stato cronico di infiammazione, di intossicazione, che determina poi l'alterazione dello sviluppo delle cellule, per cui invece che svilupparsi cellule cosiddette normali, programmate per essere normali, viene alterato qualche meccanismo per cui le cellule cominciano a riprodursi in modo anomalo. Ma quelli che sono i cosiddetti secondarismi, ossia le metastasi, ritengo che sia un altro meccanismo che va a colpire lì un altro organo e che lì si sviluppi un nuovo tumore, anche se magari i tipi di cellule possono sembrare normali, anche perché normali, dello stesso tipo, stesso ceppo, pardon, anche perché, insomma, la vita delle cellule non dura anni e anni di tempo, per cui se il tumore si sviluppa a distanza di qualche anno, secondo me le cellule originali possono essere anche state cambiate e sostituite. Quindi poi lì si tratterebbe, come al solito, di avere la possibilità di trasmettersi, di scambiarsi informazioni, sentire e avere risposte sui vari dubbi. Comunque con il dubbio si va lontano, con le certezze assolute si rischia di sbattere contro dei muri tremendi. E l'umanità ha già combinato a volte di andare a sbattere contro dei muri tremendi. E dopodiché sì, mi farebbe proprio piacere poter scambiare informazioni, esperienze, conoscenze con persone che ricercano in questi ambiti, in modo da sottoporre le persone che sono colpite da queste forme tumorali, proprio indagare a fondo nelle loro abitudini, anche nella sfera, diciamo così, affettiva, per vedere se ci può essere quello. Io dubito francamente che possa esserci una causa, una,
di una questione di quel tipo lì. Ritengo, sarà che sono estremisti di un verso, ritengo che ci sia sempre un qualcosa che noi introduciamo, che finisce nel nostro apparato digerente, che finisce nel nostro sangue, e che se lo riteniamo, se il nostro sistema immunitario lo ritiene adatto, va bene, se non lo ritiene adatto può scatenare tutta una serie di fenomeni, dalle malattie autoimmuni, dalle forme tumorali, dalle forme leucemiche, dalle forme di degenerazione e da tante tante cose, a seconda della nostra programmazione. Perfetto, Piero, ti passo un'altra telefonata, la pigliamo subito, poi ci fermiamo un secondo. Pronto? Pronto, buonasera, ci sente? Tocca a lei. Pronto? Eccoci, buonasera, come si chiama? Buonasera, mi chiamo Corti. Buonasera. Andrea. Andrea, prego, sì, la sua domanda. Buonasera, senta, io volevo portare più che altro la mia testimonianza, perché io fino a dicembre del 2016, cioè l'anno scorso, pesavo, sono arrivato a pesare 145 kg. E sì, per una semplice visita medica mi avevano trovato la pressione sanguigna abbastanza alta. E da questo è scattato tutto. Io ho fatto delle ricerche in internet, mi sono imbattuto nel dottor Mozzi su YouTube, ho visto i suoi video che mi hanno appassionato, li ho visti tutti, anche di notte, tutti. E ho cominciato ad applicare i suoi consigli. E io adesso, siamo al quasi al 15 luglio 2017, ho perso quasi 50 kg. Complimenti, Andrea. Io devo proprio ringraziare il dottor Mozzi, perché lo vedo come... E la pressione, come va? La pressione, dottor Mozzi, io l'ho provata subito dopo, cioè la tenevo costantemente monitorata e scendeva sempre. Come, dottor Mozzi? No, appunto, chiedevo la pressione, è a posto oppure no? La pressione a postissimo, la pressione, i valori odierni siamo a 110. Mamma mia. Perfetto, benissimo Andrea. Siamo a 110 massima, sì, e siamo a 67 di minima. Signor Andrea, lei non deve ringraziare me, lei deve ringraziare se stesso. Lei si mette davanti allo specchio e dice: Andrea, sei un grande, sei strepitoso. E se ci fosse un ministro della sanità come si deve, darebbe al signor Andrea Corti un premio strabiliante, perché vuol dire che Andrea Corti da qui avanti farà risparmiare un sacco di soldi al sistema sanitario nazionale. Vero, bene, bravo, bene, giusto. Complimenti Andrea, grazie per la tua telefonata, la tua testimonianza che ha arricchito questo appuntamento con il dottor Mozzi. Vi fermo solo un secondo, continuate a scrivere, a telefonare, torniamo tra un minuto da voi con Good Life. Ben ritrovati a Good Life con il dottor Piero Mozzi in collegamento da Piacenza. Piero, ti faccio un riassunto breve dei temi che i nostri amici da casa vorrebbero trattare insieme a te: dalla gastrite, otite, colite, ansia, morbo di Crohn, anemia, la depurazione del fegato, la cistite, i calcoli renali, vado avanti, diabete, pancia gonfia, colesterolo, pressione alta, e i tumori comunque sono assolutamente un altro argomento. Però visto che sono tantissimi, poi deciderai tu se cosa andare, ti passerei un'altra telefonata e poi andiamo a leggere altri messaggi. Pronto? In diretta col dottor Mozzi, abbiamo? Ci sente? Pronto? Eccoci, ciao, come ti chiami? Sì, buonasera, mi chiamo Nicolò, chiamo da Piacenza, ho 22 buonasera, anni. Buonasera, sentiamo l'accento piacentino. Sì, lo so, si riconosce. Guarda, io la seguo da circa un anno e mezzo, la stimo molto e seguo i suoi consigli alla lettera. E l'unica cosa è che, facendo un lavoro diciamo impegnativo, eliminando i carboidrati la sera, tendo a dimagrire molto. Che lavoro fa? Faccio l'operaio metalmeccanico, è un lavoro abbastanza, insomma, abbastanza. Il gruppo del sangue qual è? Gruppo A.
Va bene, ma lei i carboidrati alla sera, parte che se non ha dei grossi problemi metabolici, se non è in sovrappeso, non è ipertesa, non ha colesterolo alto, la glicemia alta, li può anche utilizzare. Magari eviti appunto quelli con il glutine, che è meglio, e invece magari può indirizzarsi verso gli altri. Poi magari andando avanti negli anni, sicuramente, ecco, ci dovrà, man mano che gli anni si spostano sopra i 40 verso i 50, il metabolismo rallenta e bisogna sempre stare attenti un po' alle problematiche metaboliche, però non è un grosso problema se lei se si mangia il suo riso o la sua polenta o la pasta di riso di mais, però ci sono anche altre paste, cioè, se vuole, oppure chicchi come il grano saraceno, che magari d'estate non è il massimo, ma dalla luna in avanti può andare bene, c'è la quinoa, santo cielo, ci sono l'altezza e il peso quanto sono? Sono circa 65 kg e sono alto 1,80, sono proprio magro. Va bene. A presente, agli anni ha detto? 22. 22. Si ricorda di un certo Yuri Keki? Sì. Se lo ricorda, sì, che ha passato la sua vita appeso a due anelli? Se lei ce la presenta o va a vedere le immagini in internet di Yuri Keki, trova che era più largo di spalle di quanto non fosse alto. Per potenziare la muscolatura, la cicletta, la bicicletta, che di solito quelli qua sono in genere ottimi ciclisti, potenzia bene la massa muscolare delle gambe. Per invece potenziare il tronco, o fa nuoto, o fa il vogatore, o si appende a una sbarra, oppure come Yuri si appende a due anelli. E vede. Perfetto, e grazie mille. Grazie dottore, buonasera. Grazie a te per averci telefonato. Silvana, 51 anni, Piero, a seguito di un intervento chirurgico al cervello soffro di crisi epilettiche, appartengo al gruppo 0, posso trarre beneficio dalla sua dieta, dal suo regime alimentare? Silvana, 50 anni. Bisogna sapere tante cose in più. Intervento al cervello, perché cosa è stato fatto? Adesso le scrivo in tempo reale. Questa qui è una storia severa, ecco, non è come un mal di testa normale. Certamente, se invece fossero degli attacchi epilettici, che sono capitate anche ultimamente, persone che hanno avuto i primi attacchi cosiddetti epilettici a 50 anni. E prima niente, non è mai esistito nulla. E poi uno gli attacchi epilettici non ce li ha tutti i giorni, ogni ora. Ce li ha in determinate situazioni. In genere si verificano sempre dopo i pasti. A digiuno è ben difficile che ci siano degli attacchi epilettici anche nelle persone che sono accertate essere epilettiche. Piero, mi ha scritto Silvana in tempo reale, ha avuto un'emorragia cerebrale, questa è la causa dell'intervento chirurgico al cervello. Ah, sì. Quindi un gruppo 0, emorragia cerebrale, sicuramente può far pensare che all'uso o latte, yogurt e soprattutto formaggi, a dolci cremosi, a carne e salumi di maiale, a fritti e soffritti, a un'ottima quantità di carboidrati, non solamente quelli contenenti glutine, ma lei deve scrivere quando le succedono questi fatti anomali, questi fatti catalogati come epilessia, segnarsi il giorno, l'ora e quello che lei ha mangiato in precedenza. Ed è facile che lei veda tante cose analoghe che lei aveva assunto, che aveva mangiato quando ha avuto poi gli attacchi cosiddetti epilettici. Però per dare dei pareri ben precisi bisogna conoscere molto, ma molto meglio la situazione. Pensate che adesso io sto dando dei pareri, dei consigli, ecco, non posso essere preciso come se vedessi tutte le varie scartoffie, esami, analisi, referti, TAC, mica TAC, risonanza. Quindi, così si potrebbero dare dei giudizi
Però certamente ho visto persone che praticamente erano state catalogate come epilettiche, che sono arrivate a non avere più gli attacchi e che poi gradualmente hanno anche scalato fino ad arrivare a togliere i farmaci. Questo ho visto. E come vi dicevo prima, io parlo solo per le cose che ho visto succedere, non per cose in teorie viste da altri. Io parlo solo ed esclusivamente per quello che fa parte della mia conoscenza e della mia esperienza. Piero, ci sono tanti genitori che chiedono come fare a far seguire il regime alimentare, la dieta del gruppo sanguigno ai propri figli. Questi, e poi ti leggo questa lettera di Marco da Gorla Maggiore, che ti chiede se la sua bambina di 8 mesi può dare una passata di pasta al grano saraceno. Con cosa la può spezzare? Le dice beve ancora latte materno. La bimba credo sia un gruppo A perché nel cordone ombelicale è stato trovato questo tipo di sangue e sua moglie è gruppo 0. Grazie, la bimba si chiama Reika ed è un sagittario. Qualora ti interessasse, da tutti i dati possibili, però sono in tanti che ti chiedono come facciamo a far seguire a un bimbo, è più complicato probabilmente, la dieta del gruppo sanguigno. Ma torniamo un attimo a quel bambino di 8 mesi. Se un genitore di gruppo 0 e l'altro di gruppo A, facilmente la bambina al gruppo A o gruppo 0. Certamente col grano saraceno ci può andare abbastanza d'accordo. Non d'estate sarebbe meglio non usarne, non abusarne, e una cosa che si potrebbe fare magari cominciare a fare anche delle pappe con tipo la farina di riso, con farina di miglio, ecco, non certamente quella di quinoa che è meglio aspettare almeno 2 anni, e poi adesso siamo in luglio, quando arriva avanti tra 15 e 20 giorni, quest'anno sarà in anticipo, cominceranno a esserci le zucche, si potranno utilizzare le zucche, la carne, il pollo e il tacchino, che sia zero o A, va bene per entrambe, e quindi già le cose, e poi si possono inserire le carote, le biete, insomma gli zucchini, tante, gradualmente, passo per passo. E appunto si può fare vedere anche con la farina di riso, che tutti quanti se la possono preparare, si tosta prima il riso bianco al massimo semi-integrale, lo si tosta leggermente che diventi dorato, poi quando è freddo lo si macina e quella diventa praticamente la farina precotta di riso, che basta stemperarla, fargli dare 5 minuti di bollore in un brodo vegetale e questa va già bene. Si usa un poco di olio che può andare bene, o l'oliva o il girasole o il vinacciolo, possono andare bene e basta, lo vede. Perfetto. Piero, tantissimi ragazzi giovani con complicazioni, lo sto vedendo leggendo i messaggi ogni volta, in particolar modo ti leggo questo messaggio di Martina, 23 anni, che soffre di colite cronica ulcerosa e da 2 anni assume 6 compresse di pentacon al giorno, gruppo sanguigno 0, cosa le consigli, Piero? Martina, 23 anni. Martina, 23 anni. Un viaggio in Norvegia, mangiare merluzzo, salmone non affumicato e carne di renna, e torni indietro che è probabile che la colite ulcerosa è calma e tranquilla. Poi però appena rientri in Italia, che si mette alla dieta tipica, alla colazione tipica del mattino, cappuccino e brioche, e la colite ulcerosa o il morbo di Crohn, che sia, che se non è zuppa e pan bagnato siamo sempre lì, si ripresenta. Perfetto. Però volevo dire due cose. Vai, Piero, scusa. No, volevo dire due cose, se no lasciamo indietro delle domande. Come si fa con i bambini? Ah, giusto, Piero. Con i bambini. A farli seguire. Ma io non lo so, sarà che sono nato nel 1950 e io i capricci a tavola non me li sono mai permessi. Perché se avessi pensato di fare dei capricci a tavola mi sarebbero arrivati 2 sberloni da mio padre, ecco, e basta. E il rischio era quello di andare a letto senza cena. Dopodiché il giorno dopo c'era la stessa pappa. Basta. Dovete fare in modo che i bambini non diventino schiavi del cibo, drogati di cibo. I bambini devono giocare, cosa fondamentale.
devono godere del loro status di bambino, che hanno bisogno di fare tanta attività fisica. Ma lo sapete che noi dovevano venirci a prendere a forza per farsi andare a casa a mangiare. Invece adesso i bambini non pensano altro che a mangiare perché sono animaletti chiusi in gabbia e diventano dipendenti dal cibo. Noi eravamo sempre fuori, col bel tempo nelle piazze, col maltempo sotto i portici, perché a Bobbio è pieno di porticate, giocare al pallone, figurine o qualsiasi cosa, sempre fuori, d'inverno a slittare o a scivolare sul ghiaccio, sulle piste di ghiaccio che ci facevamo, bastava stare fuori. E quando si arrivava a casa, la fame era tanta, no, basta, quello che c'era, che i genitori avevano preparato, che la mamma aveva preparato, era nel piatto e si mangiava. No, regola fondamentale. L'umanità è sempre andata avanti in quel modo. Da quando invece i genitori chiedono ai bambini ma cosa vuoi mangiare, basta, non va tanto bene. E i bambini sono pieni di malattie. Vediamo, ti passo un'altra telefonata, Piero. Ti passo un'altra telefonata, eccoci qua. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Mi chiamo Cinzia e sono gruppo A, ho 38 anni. Io telefonavo perché ho l'endometriosi a stadio iniziale, scoperta più o meno a marzo passato. Io non ho avuto sostanzialmente mai problemi. Io adesso mi sono approcciata alla dieta dell'endometriosi che viene suggerita anche dal gruppo che c'è su Facebook. Io volevo soltanto capire questa dieta, che è molto riduttiva e che comunque sta dando, diciamo, dei risultati a livello di energia, perché io mi sento molto bene, può effettivamente far arretrare questa malattia, questa disfunzione, oppure è totalmente poi soggettiva la riuscita? Più che altro perché noi siamo alla ricerca di un secondo bambino che non arriva. Allora, lei una gravidanza l'ha già avuta? Sì. Il suo gruppo del sangue qual è? A. L'altezza e il peso quali sono? Allora, io peso circa 50 kg, a volte vario, per 1,63 m. Va bene, beh, come altezza e peso... certamente, ma tutto è soggettivo, tutto, perché ogni essere umano non è fatto con lo stesso stampo. Però per quanto riguarda l'endometriosi, ho visto persone risolverla, ho visto dei casi dove non c'è stato molto da fare, ma credo che i risultati che si possono ottenere con un'alimentazione corretta siano decisamente superiori a tutte le altre pratiche. Anche perché se c'è questo stato infiammatorio, una causa ci deve essere. E uno può cercare a 360 gradi la causa di ogni tipo, ma alla fine dei conti si vede che la vera causa sta in quello che noi introduciamo. Quindi dolci, zuccheri, compresi cacao e cioccolato, che adesso va alla grande, e poi il latte, lo yogurt, il formaggio di qualsiasi animale. Sicuramente anche il glutine nell'endometriosi ci mette il suo stampino. 6 mesi di buona volontà, 6 mesi di tempo e poi si vedono i risultati. Il solito viaggio in Norvegia per merluzzo e salmone e non per le renne, per il gruppo A va decisamente bene. Perfetto, grazie della telefonata. Piero, guarda questo messaggio da Cristiano e Emanuele che ci stanno seguendo da Parigi in streaming. Cristiana, la mia vorrebbe essere una testimonianza dell'efficacia della dieta del dottor Mozzi. 6 anni fa, 21 anni, sono stata colpita da linfoma mediastinico non Hodgkin. Chiedo scusa se sbaglio qualche pronuncia, Piero, ma abbi pazienza. Di solito mi occupo di motori, è un'anomalia per me. Dopo 9 cicli di chemio...
9 cicli di chemio, complicanze, trombo al seno venoso giugulare, radioterapia sono entrate in remissione. La fortuna vuole che un anno più tardi si innamorò di Emanuele. Mi innamorai di Emanuele, dice Cristiana, astrofisico e uomo curioso. Colpito dalla mia storia, Emanuele, che è un gruppo B, decise di documentarsi sulle varie terapie anticancro e scoprì così la dieta Mozzi e la adottò. Ed io, dice Cristiana, gruppo A, dopo molte titubanze, decisi di seguirlo. Oggi la mia vita è migliore anche rispetto al pre-linfoma e continuo il mio follow up con grande soddisfazione dei miei medici oncologi che sono a conoscenza della mia dieta. E nel frattempo Emanuele ha deciso di diventare naturopata. Un grande abbraccio al dottore Cristiano Emanuele, come vi dicevo, da Parigi. Piero. Sì. E appunto, Cristiana, attenzione, perché i linfomi sono rognosi, si possono ripresentare nonostante le terapie. Ecco, quindi attenzione, sulle rive della Senna vada a pescare, anche se, ecco, se no vada al mare a pescare, perché col pesce i linfomi sicuramente stanno molto più tranquilli. Per quello che io ho visto, per queste malattie, per queste del sistema linfatico, linfomi, leucemie, mieloma, tutto quanto, ho visto che c'è stato un grosso sbilanciamento a favore di dolci, zuccheri e cereali e uno scarso apporto di proteine adatte adeguate. E attenzione anche alla frutta. Meglio la verdura della frutta. Decisamente. C'è una ragazza che non si firma più, purtroppo, però mi piacerebbe sapere il suo nome. Ti chiede, vorrei sapere se il morbo di Stargardt, perdita della vista, si possono avere miglioramenti con la dieta del gruppo sanguigno. Aspetto speranzosa vostra risposta. Mi spiace non saperti dire come si chiama, però una tua risposta. Bisogna sapere tante informazioni in più. Come, quando è iniziata, tutto quanto, come si è sviluppata, che età, adesso in che situazione è, che gruppo del sangue ha. No, c'è bisogno di informazioni decisamente più precise. Più complete, perfetto, gliele scrivo, dove chiedo. Sapere dove abita e magari poter fare due. Ho visto delle persone avere dei miglioramenti notevoli, anche persone che avevano dei grossissimi problemi alla retina, proprio distacco di retina, ecco, praticamente retine sbrindellate che sono andate a posto. Guarda, 20 anni comunque mi sta scrivendo adesso a pezzettini, parla di una consanguinità, genitori e cugini di secondo grado, non so se possa essere un fattore... tale da creare ma qualche problematica. Ma tante cose possono essere possibili, però bisogna avere delle informazioni. E dove abita questa persona? I genitori in Romania, adesso mi sta scrivendo, un pezzettino alla volta sto mettendo insieme i pezzi del puzzle. Romania, però vogliamo sapere dove abiti tu e poi se ti firmi almeno so come ti chiami. Va bene. Esatto, è un po' complicato, adesso arriveranno maggiori informazioni, te ne leggo un'altra intanto. Cosa dice il dottor Mozzi riguardo ai tic nervosi? Chiede per una bimba di 7 anni gruppo A. Era già capitato un messaggio di questo tipo da un'altra persona, per cui evidentemente allora, è un tema che cos'è? Ricorrente. Lo stress, l'ansia, la scuola, vede, usa troppo il cellulare, usa troppo... Che i genitori guardino quando ti presentano questi tic nervosi. A digiuno è ben difficile che ci siano. Poi è sufficiente un bicchiere, una tazzina di tè comune, il tè cosiddetto nero, il tè detinato, e i tic nervosi si presentano alla grande. Per dire una cosa semplice che tutti i bambini possono bere, ma sono sufficienti tanti altri alimenti che lei non tollera e il danno, gli alimenti entrano nell'apparato digerente, vengono elaborati, vengono ritrattati, tutto quanto, passano nella circolazione sanguigna e vanno a nutrire tutte le cellule. Se vengono assimilate delle sostanze nocive, dannose, possono colpire praticamente tanti organi.
tra cui anche il sistema neuromuscolare, per cui noi perdiamo il controllo di questi vari organi, di questi muscoli, per cui scatta come una contrazione autonoma di queste muscolature, o che sia lo sbatacchiare delle palpebre, o che sia alzare le spalle, o che sia muovere la muscolatura del viso, tante, tante sono. Però che i genitori controllino quando si presenta e guardino che cibo ha introdotto questa bambina. Benissimo, mi sta scrivendo la mamma. Piero, scusa, ti leggo. Mi sta scrivendo ancora, a 7 anni la bambina, la mamma mi parla di un'infezione streptococco e dice che succede, si manifestano anche a digiuno questi tic. Dove abita questa persona? In questo non te lo so dire, adesso ci sta ascoltando, spero che mi scriva. Perché magari mangia un chewing gum oppure una caramellina e loro ritengono che quello non sia cibo. E poi scattano dei bei problemi. Abita a Milano Piero, comunque. Chiede se può essere anche qualcosa... Può essere qualcosa che mangia la sera prima la bambina, chiede la mamma. Se ce l'ha al mattino a digiuno è facile che sia ancora qualche cosa di nocivo che ha introdotto la sera prima. Però attenzione, anche alle comunissime caramelle, caramellini, che vengono. Soprattutto i prodotti cosiddetti senza zucchero, che sì, non contengono i saccarosi, ma contengono dolcificanti ed edulcoranti, che possono creare, ossia parlo per quello che ho visto, possono creare queste problematiche. Può provare a dargli da mangiare una prugna secca, mangiare la polpa e succhiare il nocciolo, oppure dargli da mangiare 2 o 3 mandorle da masticare bene e vedere se il tic nervoso si placa. Perfetto, comunque, ti ringrazio. Se abita a Milano, come ho detto in precedenza, a Pavia ci siamo la prima domenica del mese, a Monza la quarta del mese, comunque sul sito dottormozzi.it trova dove sono reperibile e vede, ecco, non ci vuole. Benissimo, ti ringrazio moltissimo. Tanti di questi fatti, tic nervosi, la balbuzia, mamma mia, tante cose possono scattare con l'introduzione di un qualcosa che non tolleriamo e che vanno a colpire dei centri nervosi preposti al controllo dell'emissione della parola o l'emissione oppure la contrazione delle palpebre, la contrazione di muscolo. Va bene, chiedo un attimo alla regia, torniamo subito Piero, dacci solo un minuto di pausa e torniamo da te da Piacenza in collegamento diretto con Good Life e il dottor Piero Mozzi. Va bene. Ben ritrovati a Good Life, quanti sono i messaggi? Piero, vorrei veramente poterti leggerli tutti perché sono ognuno una piccola storia. Non so se ce la faremo, credo proprio di no, però spero ci rivedremo molto presto in futuro. Telefonata ancora e poi ti leggo dei messaggi. Pronto? Pronto? Buonasera. Pronto? Eccoci, buonasera, in diretta. Sì, buonasera, salve dottor Mozzi, buonasera. Buonasera, io sono Paola di Bergamo e nel 2005 mi è stata diagnosticata la fibromialgia e nel 2010 ho avuto una resezione dell'intestino, sono gruppo A. Io sto resezione dell'intestino perché problemi? Resezione dell'intestino perché problemi? Perché non mi hanno diagnosticato subito l'appendicite. E quindi cosa c'è stato? Una peritonite? Sì, peritonite in cancrena perforata. Addirittura. Ma lei che cosa combinava per avere alla sua età problemi di appendicite? Un po' di dolci cremosi? Io sono molto golosa, mi scusi. Ah, certamente. Io sono molto golosa, per sì. Avere... sì, però adesso sarà circa un anno, sto seguendo la sua dieta, però le erbe, cioè
la verdura verde non riesco più, non riesco a mangiarla. Riesco nessuna, a neanche la cicoria. No, neanche le biette, le erbette. No. Ne mangi quella rossa, non i pomodori, mangi le carote. Mangi le barbabietole rosse. No. Mangi, non lo so, se le cipolle che in genere sono bianche vanno bene, mangi le cipolle. Certamente la lattuga le può dare dei problemi, mi stupisco che la cicoria le dia dei problemi. È la prima volta che vedo delle persone che sono colpite da fibromialgia che nelle cause venga annoverata la cicoria. Anche perché le fibromialgie in genere, come retroterra, hanno i dolci, gli zuccheri, i cereali, la frutta, tutte le cose che contengono amido e zucchero. Io adesso sto facendo la terapia del dolore. Ma lei che colazione fa, signora? Come, scusi? Che colazione, signora? Che colazione fa? Colazione? Io bevo il latte di soia con i kernel scorn, sono i cereali di mais. Signora, e già lì non ci siamo. No? Perché con le fibromialgie spesso volete... certo, è di mais, ma il mais è amido, signora. E le fibromialgie, come tutte le malattie autoimmuni, con gli amidi non ci vanno tanto d'accordo. A che ora del giorno cominciano i suoi dolori? Soprattutto la notte. Di giorno, se sto in movimento, niente. Lo sento, però riesco stasera, a fare ancora le mie cose. Stasera che cena ha fatto? Stasera che cena ha fatto? Ho mangiato il petto di pollo. Il petto di pollo così. E poi? Basta. E basta. Bene. Basta. E adesso i dolori ce li ha oppure no? Sì, ce li ho. Nelle ginocchia. Adesso? Sì, adesso nelle ginocchia allora, li ho. Facciamo così. E prima di mangiare ce li avevo oppure no? No, li avevo. E allora vuol dire che il problema veniva dal pranzo addirittura. Non è che nel pomeriggio ha mangiato qualche frutto? No, niente, non sto mangiando più neanche la frutta. Ho mangiato due ghiaccioli, quello sì. Buonanotte al secchio, signore. Sì. E poi lei dà la colpa alla cicoria. Ma provi a smetterla con i ghiaccioli. E poi, se proprio vuole, provi a saltare la cena. Totalmente, e vedrà che si alza al mattino e che di notte senza dolore e che di notte non hai dolore. Ma i ghiaccioli, signora, prende tutto al più il succo di limone, l'allunga con l'acqua e senza metterci zucchero lo mette nel freezer e si mangia i suoi ghiaccioli senza assolutamente zucchero, dolcificante, edulcorante. Ok, perfetto, grazie per la telefonata. E occhio al mare. Grazie al mille. Mattino molto meglio, piselli e uova e i legumi li mangi a colazione, a pranzo e non a cena. Perfetto, grazie ancora della telefonata. Piero, ti leggo questo messaggio che potrebbe aprire un capitolo immenso, perché Marco da Brescia, gruppo zero, segue la tua dieta e chiede qualcosa sull'ansia e la depressione, da cosa possono essere provocate. Lui ha 27 anni e, come diceva appunto, segue la tua dieta. Aggiungerei anche se ansia, depressione, attacchi di panico, insomma, possano essere comunque correlati all'alimentazione. Che gruppo ha del sana? È gruppo zero, Marco. Ah beh, Marco, un gruppo zero. Se vuole provare ad avere attacchi di ansia, non è un problema. Gli date una tazza di tè normale, ma forse anche il tè verde, ma sicuramente il tè nero e il tè declinato, e l'attacco d'ansia ce l'ha, ma anche col caffè ce l'ha. Per avere un attacco di panico, se proprio vuole, lo portiamo in pizzeria, gli facciamo preparare una pizza con 4 formaggi e poi una buona spremuta d'arancio e vede se riesce ad avere un ottimo attacco di panico. Mi è giusto arrivato una mail di un collega che lui
viaggia verso tanti altri continenti, tra cui zone della penisola arabica. E mi ha detto: Piero, cosa ne pensi di questi studi, di questi centri australiani che mettono in relazione l'ansia col cibo, con l'alimentazione? Certo, finalmente ci stanno arrivando, sarebbe ora. Perché le cellule nervose non sono fuori dal nostro corpo, sono nutrite come tutte le cellule con il nostro sangue e sono programmate per avere determinate funzioni, per cui se gli arriva il cibo giusto, adatto, valido, funzionano come sono programmate, altrimenti possono cambiare la loro formazione, la loro, diciamo, funzione corretta. Non ci vuole molto, basta che uno, quando ha gli attacchi di panico, scrive il giorno, l'ora e quello che ha mangiato prima. E poi, e poi per andare in depressione, un gruppo zero, basta dargli un sacco di frutta e niente carne, niente pesce, gli viene addosso una stanchezza tremenda, e la stanchezza è sempre l'anticamera della depressione. Perfetto, qualcuno chiede, ma se fosse gruppo A, quale, tu hai fatto riferimento al tè, al caffè per il gruppo 0, c'è un elemento scatenante invece per quelli del gruppo A? Ah beh, anche a loro la pizza con i quattro formaggi e l'aranciata, ecco, gli arriva subito. Va bene. Poi possono essere tante altre cose, mamma mia, tutto. Si vede che sono programmati per avere il danno, tanto per dire, non sull'apparato digerente, per cui uno ha il danno, lì viene un attacco acuto di infiammazione intestinale, di colite, per cui il problema se lo trova direttamente sull'apparato digerente. Invece loro sono programmati per avere il danno a distanza, sul sistema nervoso. Scrive Rita, mi chiamo Rita, ho 66 anni, gruppo 0, pesa 58 kg, alta 1,50. Da qualche mese ho gli acufeni. Cosa posso fare, Piero? Si può fare qualcosa con la dieta? Può servire? Rita, gruppo 0, cominciare a darsi degli obiettivi, 5 kg in 5 kg, tornare indietro. E poi gli acufeni, bisogna vedere se ci sono sempre, oppure se si presentano in certi momenti, oppure no. Lì bisogna. Dove abita Rita? Scusa, non è tutto, mi ha scritto tutto, ma non mi ha scritto quello. Ti chiedo scusa. Sta ascoltando. Bisogna dare risposta alle persone che indicano. Giusto. L'età, dove abitano, il gruppo del sangue, l'altezza e il peso. Perfetto, queste adesso... cinque cose bisogna metterlo come regola fondamentale. Giusto, perfetto, hai fatto bene a sottolinearlo, almeno sappiamo anche cosa scrivere ai nostri amici. Comunque scrive da Milano, Rita, che era puntualissima. E allora, ma quelli di Milano, ma perché non si fanno vivi? Tanto, tre volte al mese sono in una zona raggiungibilissima da chi abita in zona di Milano. Sul sito dottormozzi.it trovate tutto. Perfetto, passiamo un'altra telefonata, Piero, ecco il sito in sovraimpressione dottormozzi.it, più dire, facile di così. Anche l'uso del vino, soprattutto a cena, può portare del vino di un altro alcolico, può portare a degli acufeni, ma poi ce ne possono essere tanti, l'uso, un eccesso, tanto, anche per dire, anche tra gli alimenti che in teoria vanno bene, come i semi oleosi, se uno ne mangia in eccesso, ti possono scatenare degli acufeni. Benissimo, Piero, mi viene da sorridere, no? Perché anche se i temi sono molto importanti, hai detto se non scrivete dove abitate non posso rispondervi. Stanno arrivando una sfilza, vedo solo Bergamo, Vigevano, Pavia, Brescia, stanno scrivendo tutte le città. Perfetto. No, non posso rispondere. Ti passo una telefonata. Posso dire che sono le persone che abitano in zone vicine dove io mi presento tre volte al mese, è molto più facile per loro venire e scambiamo due parole, insomma, che è diverso che non parlare per... No. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ti passo un'altra telefonata, pronto? Sì, buonasera, sono Mirella.
Ciao Mirella. Parlo... Mirella, buonasera. Scusate dell'emozione. Vai, vai. Dai. Da dove chiami? Io chiamo di Alessandria, ho 48 anni e devo ringraziare il dottor Mosi, sono moziana di un anno, da un anno che sono moziana, felicissima che sono moziana. Va bene. Bene. Allora, io ho la tiroide, ho 48 anni. Sono alta 1,52. Vai. E pesa quanto pesa? E peso 47 kg. Va bene, tutto sommato va bene. Il problema è che io ho risolto il colesterolo, che soffrivo molto da questo colesterolo, come dicevano i medici che è colesterolo cattivo, che non è vero, perché si risolve tutto, e io grazie a lui ho risolto tutto e adesso vivo felicemente, che avevo un colesterolo di 350 in tre mesi di dieta che ho fatto, ho risolto e sono arrivata a 180. Mangiare bene come dice lui. L'unico problema adesso che ho è la tiroide, che va benissimo, anche quella va molto bene. L'unico problema che adesso ho un prurito nell'orecchio, nella gola, ma terribile. E un ma quando è... mi viene giù tutto ma lì, quando c'è questo, quando c'è questo prurito? Il prurito mi viene soltanto di giorno. Allora, di notte non sento niente. Di notte non c'è. Quindi, no. Al mattino, lei assume dei farmaci? Prendo solo tirosin. Perché anche i farmaci, perché se lei prima di assumere il farmaco non ha il prurito e dopo che ha assunto il farmaco arriva al prurito, vuol dire che il farmaco può avere... una responsabilità. È da poco che mi viene il farmaco, da 3 anni che prendo tirosin, questo prurito è proprio da 6 mesi. C'è qualcosa che lei allora usa, se durante il giorno non possiamo incriminare la cena, cartiamo la cena, perché se il problema si presenta di giorno vuol dire che è durante il giorno. La cena mangio soltanto pesce e insalata, sempre pesce e insalata, non cambio. Quale insalata? Belga. La cicoria belga. Sì, che d'estate, la belga, cipriolo, ravanelli. E con, questo è. Sì. E con cosa li condisce? Limone e sale e niente. Olio poche volte olio uso. Provi a semplificare le cose. Invece che mangiare tutte quelle tre verdure, ecco, lei ne mangi una per volta. Va bene, allora. E poi quando c'è il prurito, quando c'è il prurito in gola, provi a masticare bene o qualche mandorla, oppure a tenere in bocca il famoso nocciolo di prugna secca. Mi sa che è caduta la linea, Piero. Temo sia, sì, mi sembra la regia che è caduta. Ascolta, ho un messaggio che penso possa far piacere a tutti quelli che stanno seguendo questa trasmissione. Io, se sei d'accordo, mi fermo un secondo, poi torniamo per i saluti, perché hai degli appuntamenti importanti da ricordare ai tuoi tanti amici che ti stanno seguendo. E poi ti leggo questo messaggio che arriva da Silvano di Stradella, che penso sarà un messaggio molto, molto gradito. State lì un secondo, poi torniamo per i saluti finali con il dottor Mozzi. Good life.
Ben ritrovati a Good Life, appuntamento con il dottor Piero Mozzi. Piero, ti leggo questo messaggio. Silvano che scrive: oggi con grande gioia ho appreso che un medico di base ha regalato il tuo libro sulla dieta a una sua mutuata, invitandola a leggerlo con grande attenzione. Finalmente qualche medico coscienzioso. Un grande saluto, ti sto ascoltando come sempre con grande gioia sulla 6. Piero. Grazie, grazie mille, ringrazio vivamente questo collega, mi fa piacere, devo dire che in effetti sono sempre di più i medici che mi contattano, i colleghi che mi contattano, un po' per problemi loro, un po' per problemi dei loro assistiti, e guardate, insomma, la verità assoluta nessuno ce l'ha in tasca, nessuno. Ci vuole tanta, tanta umiltà, tanta pazienza, tanta costanza, tanta abnegazione, e poi cercare di capire, dannarsi l'anima per capire come mai scattano le malattie. Questo qua è una cosa fondamentale, quello, la passione proprio. Di del resto, guardate, anche l'altro giorno con un collega che ci conosciamo da anni e che lui ha voluto così farsi operare per un problema di emorroidi, e poi il problema è finito da un'altra parte, sempre lì in zona. Per cui, una volta tolte le emorroidi che rappresentavano la valvola di sfogo, il problema adesso se lo trovo sullo sfintere anale. Per cui, per poter andare al gabinetto e fare i suoi bisogni solidi, deve usare un dilatatore, quindi con dei dolori tremendi. Ho detto: vedi, se tu mi avessi dato retta, avessi provato prima. Però gli ho detto: almeno adesso prova a vedere cosa ci vuole. Se gli alimenti, ossia se il tuo amico latte, formaggio che hai sempre mangiato, ti avessero fatto così bene, per quale motivo ti sei ridotto in queste condizioni? Mi ha detto: Piero, vado a casa, lo faccio subito, stavolta ho proprio bisogno di darti retta. Andiamo a vedere. Allora, adesso volevo dire che ci sono due appuntamenti prossimamente all'inizio di agosto. Uno che è il mercoledì 2 agosto in provincia a Tre Casali, per una serata a parlare di legumi con un'associazione che parla di Tre Casali in sintonia. Piero, scusa, perché la linea è disturbata purtroppo in questo momento, non si capisce esattamente quello che stai dicendo. Chiedo se Martino è vicino a te, se può vedere, verificare che tutto sia ok, oppure puoi provare a ripetere, scusami, l'appuntamento del 2 di agosto che abbiamo perso. L'appuntamento del 2 di agosto, mi sentite bene? Purtroppo non bene come prima, non so cosa sia successo. Adesso? Adesso un po' meglio, proviamo Piero, perché voglio che si capisca bene. No, c'è un calo repentino della linea. Piero, della linea. Che cosa si può fare? Io farei, ci fermiamo noi un attimo qua dalla regia, se Martino riesce a verificare. Ti diamo due minuti, due minuti e torniamo da te, due minuti e torniamo da te, Piero. Vai. Eccoci nuovamente, ahimè, in collegamento telefonico con Piero Mozzi, perché la linea è andata a crollare, però ti vediamo comunque, Piero. Ti leggo ancora un messaggio di Cristiano Emanuele, due ragazzi di Parigi che scrivono: grazie per aver letto il nostro messaggio, siete stati fantastici, abbiamo dimenticato di ringraziarvi per il lavoro encomiabile che fate nel condurre questa trasmissione. In tanti anni di dirette streaming seguite non avevamo mai visto tanta professionalità. Buona serata e grazie invece a loro che ci hanno seguito fino a quest'ora. Sono tantissimi ancora gli amici, Piero, è inutile che te lo dica, tante telefonate in linea al centralino e tantissimi messaggi che poi provvederò a girare a Martino in maniera tale che tu possa leggerli. Ricordiamo gli appuntamenti invece di questi prossimi giorni, Piero, quali sono? Allora, l'appuntamento, il primo sarà il 2 di agosto in provincia di Parma a Tre Casali, che è nella bassa di Parma, dove c'è un incontro tutto dedicato ai legumi. Questa associazione
in sintonia con la scuola media e con i ragazzi che hanno coltivato i legumi e poi li hanno raccolti, li trasformano e sarà una serata dedicata proprio ai legumi. Mi hanno chiesto se volevo partecipare e ho detto ma mi fa molto piacere, soprattutto quei ragazzi, quei giovani. Poi troverete sempre le informazioni sul sito dottormozzi.it, anche in altre, nell'altro sito mogliarte.it, e l'altro invece, che sarà una vera e propria conferenza, incontro riguardo ai problemi di salute, quello a Bettola, Bettola che è in provincia di Piacenza, che tra l'altro Bettola è il paese di nascita di Pierluigi Bersani, e lì sarà invece il giorno 4 agosto a Bettola, in piazza Sant'Ambrogio, alle ore 21, l'ingresso sarà gratuito e lì ci sarà la possibilità, come in tutti gli incontri, come nell'ultimo che c'è stato a Bellinzona o negli altri che ci sono stati in giro per l'Italia, la grossa possibilità allora lì per conoscersi personalmente, per parlare, chiedere, e, insomma va bene il video, però direttamente è sempre tutta un'altra cosa, poi la possibilità di fare domande è ancora più prolungata, anche se qua siamo già riusciti a dare risposte a un bel po' di persone. Io vi ringrazio immensamente, ringrazio Franco Bobiese e tutta la SEI, e poi ringrazio gli ascoltatori e vediamo se riusciamo sempre a fare qualcosa che possa servire alla salute delle persone. Grazie Piero, grazie, noi ti abbracciamo tutti molto forte, ringraziamo anche Martino per il supporto tecnico che ci ha dato, un grandissimo abbraccio dalla 6 e ci vediamo presto. Tra l'altro le puntate realizzate durante la conferenza di Bellinzona stanno andando in onda, per cui prossimamente manderemo le altre parti che gli amici da casa non hanno ancora seguito. Piero, grazie, ti vogliamo bene, continua così, grazie mille, ci vediamo presto sulla 6.